Tangenti per ottenere appalti, cooperative rosse e soldi alla politica. È questo il sistema svelato dall'inchiesta della Procura di Napoli, che oggi ha portato all'arresto di 10 persone, tra cui il sindaco PD di Ischia, Giosi Ferrandino. Reati contestati: associazione per delinquere, corruzione, riciclaggio, emissione di fatture false. Al centro dell'inchiesta ci sarebbero gli appalti della storica cooperativa rossa di Modena CPL Concordia per portare il metano nell'isola di Ischia. Lo schema è sempre quello: imprenditori, politici, appalti. Secondo la procura, la cooperativa avrebbe costituito dei fondi neri in Tunisia per pagare tangenti a politici ed ottenere così favori e appalti. Per i PM, il sindaco Ferrandino sarebbe una sorta di factotum al soldo della cooperativa, e per corromperlo e ottenere l'appalto per la metanizzazione dell'isola, la CPL avrebbe stipulato due convenzioni false con l'hotel Querce della famiglia Ferrandino per un importo di 330.000 euro, avrebbe assunto il fratello del sindaco come consulente e avrebbe pagato al sindaco stesso almeno un viaggio tutto spesato in Tunisia. Le ramificazioni della CPL non si fermerebbero alla politica, ma porterebbero, secondo gli inquirenti, a esponenti della criminalità casertana e amministratori legati a tali ambienti criminali. Ma l'inchiesta di oggi rischia di scuotere anche i piani alti della politica. Nelle intercettazioni, infatti, spunta il nome di Massimo D'Alema. Nell'ordinanza il GIP sottolinea che per comprendere il sistema affaristico organizzato e gestito dalla CPL Concordia appare rilevante soffermarsi sui rapporti intrattenuti dai vertici della cooperativa e l'esponente politico di riferimento per la stessa CPL Concordia, Massimo D'Alema. D'Alema, non indagato, viene tirato in ballo in una telefonata di marzo 2014 da Francesco Simone, responsabile delle relazioni istituzionali della CPL Concordia, che preme per investire nella Fondazione Italiana Europei, dove D'Alema sta per diventare commissario europeo, perché, dice ancora Francesco Simone, D'Alema mette le mani nella merda, come ha già fatto con noi, ci ha dato delle cose. Nelle carte si legge che la cooperativa avrebbe acquistato alcune migliaia di bottiglie di vino prodotte da una cooperativa agricola riconducibile a D'Alema, non solo, ma che avrebbe anche acquistato alcune centinaia di copie del libro di D'Alema Non Solo Euro, che l'esponente del PD ha presentato proprio a Ischia a maggio 2014. Nelle perquisizioni alla sede della CPL, i carabinieri hanno inoltre trovato tre bonifici da 20.000 euro per la Fondazione Italiana Europei, soldi tracciati, leciti, ma che sottolineano ancora di più la vicinanza tra la cooperativa e l'esponente del PD.